Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. I video sui plugin di acustica audio sono stati tra i più seguiti sul mio canale e continueremo a farne cercando di toccare tutta la loro produzione. Proseguiamo quindi con Gold 3, cercando di esplorare al meglio tutte le nuove e le vecchie features introdotte. Siamo al terzo aggiornamento dell'ormai noto plugin dell'acustica audio italiana. Ci hanno già abituato a notevoli emulazioni di diverso outboards e console, ma questa volta Gold 3 raccoglie una invidiabile collezione di outboards Neve, non presente nelle classiche console e che coloreranno tutti i miei prossimi mix sicuramente. Gold 3 include nel pacchetto 8 equalizzatori, 2 compressori molto rari, 52 preamplificatori nella versione standalone del plugin e di fatto uno dei plugin della serie Aqua più complesso realizzato da Acoustic Audio con la nuova tecnologia Core 14 che lo rende particolarmente leggero sul processore rispetto alle versioni precedenti. Nella sezione EQ troviamo le profilazioni del Neve 1066 e del Neve 33122, oltre all'EMI Neve 1093, un EQ particolare dove i trasformatori Mariner furono inseriti nel 1081 per la sezione di shelf. Troviamo inoltre emulazioni dell'EMI Neve 1093, 1077, dove le frequenze medie sono duplicate, oltre al classico 1073. Ma vediamo nello specifico. La sezione compressori ci mostra 8052 che emula il 2252 e 8054 che emula il 2254. Nella sezione preamplificazione troviamo un parco particolarmente ricco, infatti ben 52 tipi di preamplificatori tra valvolari e stato solido. Alcuni di essi sono provenienti dal Neve 9001 grazie a Asher Bay ed una certa quantità di questi fa parte dei preamp derivati da diverse console Neve 1271 e 1272 Brent Averill, basato appunto sulla circuiteria del modulo 1272, particolarmente indicato sulle tracce di batteria. In Gold 3 troviamo inoltre modellato il 1081 utilizzato su The Dark Side of the Moon e la Neve e la console Neve 5422 del 1978 utilizzata moltissimo dagli ABBA. La serie dei plugin è composta da Gold 3 Channel Strip, Gold 3 Preamp, Gold 3 EQ moduli di equalizzazione e Gold 3 Comp modulo di compressione, utilizzabili anche in maniera separata. Come per gli altri plugin di acustica è presente anche la versione ZL, ossia Zero Latency, per poterli utilizzare in fase di tracking e quindi recording senza aggiungere latenza alle tracce. Apriamo la channel strip ed analizziamola per moduli, come facciamo di solito prima di sentirlo in opera su un brano. Il primo modulo in evidenza è quello degli equalizzatori. In questa sezione ne troviamo ben 6 tipi provenienti dalle relative console. Il pulsante off li bypassa. Nel dettaglio vediamo come ogni EQ possegga stati di gain differenti, step di frequenze diverse e filtri diversi. Sono emotivamente più legato alla sezione 8066, derivata appunto dal Neve 1066, ma come vedremo è possibile creare interessanti colori anche con tutte le altre. Nella channel strip troviamo le due sezioni di low mid e high mid, suddivise appunto in due equalizzatori separati. Cerchiamo di descriverli nel dettaglio. L'8066 è un preamplificatore ed equalizzatore 4 bande in classe A, tipicamente famoso per le sue basse frequenze più grasse e corpose. Lo troviamo in tantissime console moderne. Possiede uno shelf da più o meno 16 dB. La frequenza di HF è fissata a 15.000 kHz. La sezione HMF o High Medium Frequency è a step e lavora sui picchi che troviamo qui in basso, quindi 700 Hz, 1200, 2004, 3008 e 7000. Il low pass filter lavora con 18 dB di ottava, con i tagli in frequenza partendo da 18.000, 12, 8.2, 5, 6 e 3.9 kHz. Passando all'8122,
troviamo sempre un equalizzatore a 4 bande con un high pass filter e un low pass filter a step, che vediamo qui in basso. Possiede il sound classico inglese degli anni 70, con un gain di intervento di più o meno 18 dB. La frequenza high frequency è settabile a 3.3, 4.7, 6.8, 10 e 15 kHz, quindi già più malleabile del precedente, mentre la sezione high medium frequency è a step e lavora sui picchi di 1.8, 2.7, 3.9, 5.6, 8.2 kHz. Il low pass filter lavora a meno 18 dB di ottava sulle frequenze appunto 18, 12, 8.2, 5.6, 3.9. Passiamo ora all'H073, ossia l'emulazione del NIV 1073. Un must. Possiede anche esso un range di 16 dB più o meno di intervento con frequenza fissa 12 kHz. La sezione High Medium Frequency è a step e lavora su picchi da 360, 700, 1.6, 3.2, 4.8 e 7.2 kHz. Il low pass filter lavora a meno 18 dB di ottava sulle frequenze 18, 12, 8.2, 5.6 e 3.9. L'8077 è l'emulazione basata sull'EQ a 3 bande, discreto, sempre con un sound grasso sui bassi tipico delle console anni 70. Molto simile all'8066, possiede sempre più o meno 16 dB di intervento e un high frequency fissato a 15.000. La sezione high medium frequency è a step e lavora su un picchi da 700, 1.2, 2.4, 3.8 e 7 kHz. Il low pass filter lavora a meno 18 dB di ottava sulle frequenze 18, 12, 8.2, 5.6 e 3.9. Il 3081, che vediamo ora, è lo stato dell'arte degli equalizzatori degli anni 70, la versione rigiata con trasformatori sia in ingresso sia in uscita. Possiede un sound estremamente ricco di armoniche e lavora su picchi di 1.5, 1.8, 2.2, 2.7, 3.3, 3.9, 4.7, 5.6, 6.8, 8.2 kHz. Il low pass filter lavora sempre a 18 dB di ottava sulle frequenze 8, 12, 8.2, 5.6 e 3.9 kHz. L'ultimo, il 3102, è un'unità di preamplificazione vintage e quindi equalizzazione in classe A con 3 bande e lavora con un gain più o meno 16 dB ed un high frequency fissato a 10, 12 e 16 kHz. La sezione high medium frequency è a step e lavora su picchi di 350, 700 Hz, 1.6, 3.2, 4.8 e 7.2 kHz. Il low pass filter lavora sempre a 18 dB di ottava su frequenze 18, 14, 10, 8 e 6 kHz. Nella versione Gold 3 EQ troviamo un paio di EQ aggiuntivi, l'8093 e l'8193. L'8093 rappresenta l'EQ del 1972 contenuto appunto nel 1081, usatissimo in fase di recording e mix, colora tanto grazie ai famosi trasformatori contenuti in quel tipo di unità. Possiede gli stessi parametri dell'8122 ma è presente solo in questo plugin standalone e quindi non nella channel strip. Infine l'8193, simile al precedente 8093 ma con la campanatura in peak anziché in shelf, anche esso non presente nella channel strip. Le frequenze low, mid e high pass filter sono affidate sempre al secondo modulo, quindi semplice anche da identificare nel momento dell'utilizzo. Spostiamoci ora nella sezione di compressione, che vediamo subito dopo all'interno della channel strip, dove troviamo due compressori diversi, l'8252 e l'8254, entrambe emulazioni dello stato di compressione interna della console, entrambe storici, entrambe irreperibili nel formato hardware. I parametri sono gli stessi che siamo abituati a vedere nei prodotti acustica, partendo dai meters che mostrano la riduzione di gain applicata all'attacco da 1 millisecondo fast a 16 millisecondi che viene considerato slow attack. La release parte da 75 millisecondi fino a 6000 millisecondi dal fast allo slow. Il selettore SH mode che siamo abituati a vedere nei plugin di acustica audio controlla la curva di attacco del compressore per preservare al meglio il transiente. La threshold con un limite da meno 20 dB a più 10 dB e il makeup gain che troviamo qui in basso per recuperare il segnale compresso. La manopola di mix al lato per dosare
il compressore in modalità parallela ed il pulsante di sidechain che troviamo qui incluso solo nella versione standalone. La versione 8252 è il compressore limiter predecessore dell'8254. Un masterpiece, fu il primo ad essere realizzato con transistors al germanio ed alimentato a 24 volts nel 1969 circa. Finalmente giungiamo, che forse è il vero core di tutta questa suite Gold 3, lo stato di preamplificazione. Gold 3 possiede infatti al suo interno una vasta sezione di preamplificatori in grado di colorare e quindi dare corpo ai nostri mix e ai nostri mastering. Ma come potremmo destreggiarci in questa selva di colori? Li troviamo sia nella channel strip sia nel plugin separato Gold 3 Pre. Questa sezione emula la risposta in fase della distorsione armonica prodotta da ognuno di questi circuiti. La prima sezione che analizzeremo è la sezione di ingresso, ossia la sezione di preamplificazione suddivisa in tre grosse categorie: line, mic e bass, oltre ovviamente al pulsante off che le esclude. Ogni pulsante è esclusivo degli altri, quindi in questo caso scegliamo facilmente che tipo di stadio di preamplificazione vorremmo per le nostre tracce, in fase di mix sia in fase di mastering. I preamplificatori di linea sono 24, come possiamo vedere. Quelli microfonici sono 12 e quelli bass sono 10. Facciamo però attenzione ad alcuni dei bass sono mono, quindi i bass 2 e 10 in questo caso sono stereo. Come vediamo c'è anche la dicitura ST che ce lo ricorda. E quindi sono dei preamplificatori stereofonici. I preamplificatori di uscita includono anche alcuni stadi di preamplificazione valvolare contenute in alcune delle macchine vintage profilate. In questa sezione troviamo l'input trim, in grado di regolare il volume in ingresso creando un gain stage interno automatico. Abbiamo a disposizione un controllo da 0 di più o meno 24 dB. Nella sezione Gold 3 Pre inclusa nel plugin Gold 3 EQ abbiamo inoltre a disposizione la sezione mid side da utilizzare per separare la matrice mid e side prima dell'equalizzazione. Il segnale verrà ritrasformato in stereo all'uscita del plugin nello stadio di output. Nella sezione preamp facciamo sempre attenzione alla scelta tra mix e bass. Anche se il comportamento ci sembra simile, in realtà il bass possiede infatti anche l'emulazione del colore del preamplificatore di compressione. È importante quindi attivarlo quando vogliamo un'emulazione del compressore 8254 assolutamente completa. Nel manuale troviamo tutti i grafici relativi alla distorsione generata da ogni sezione di pre. Infine, ultima ma non ultima, la sezione console, che abbiamo già esplorato nella recensione del plugin Send 3. La ritroviamo anche in Gold 3 e controlla il signal path tra i vari moduli della channel strip. Stiamo quindi parlando del routing interno del plugin, in grado di controllare la sidechain anche del compressore. Ogni famiglia di plugin la utilizza in maniera differente, quindi tra VST2, VST3 e Audio Unit. Facciamo attenzione a come la DAW gestisce questa procedura. Nel caso di Studio One va attivato qui in alto il pulsante di sidechain. Nel diagramma troviamo infatti le lettere F filtro, E equalizzatore, C compressore. I diagrammi ci guidano nella scelta della configurazione. Abbiamo a disposizione 4 configurazioni possibili. Il primo seriale, quindi filtro, equalizzatore, compressore. Il segnale viene inviato quindi attraverso tutti e tre i moduli in maniera seriale. Nell'opzione 2, filtro, equalizzatore e compressore, vediamo che il segnale viene inviato direttamente nel compressore e poi la sidechain guidata dal settore filtro ed equalizzatore. Situazione diversa per la terza opzione, dove il segnale attraversa il filtro e finisce nel compressore che viene pilotato dall'equalizzatore in sidechain. Nella quarta opzione troviamo l'equalizzatore che va direttamente nel compressore e la sidechain pilotata quindi dal filtro. I meter presenti nella versione Gold 3 EQ sono molto dettagliati, più di quello della channel strip. Troviamo infatti le opzioni VU, Peak, True Peak, True Peak Max, DBFS, K12, K14, K20, LUFS, fino a 15 sistemi integrati di metering a disposizione. Uno strumento veramente utile in fase di mastering. Apriamo la nostra channel strip all'interno di un mix di batteria, quindi in questo caso ho ben 12 tracce di batteria, l'ho aperto su tutti i canali, andiamo ad ascoltare come si comporta Gold 3 all'interno della batteria. Sentiamola in acustico.
Charleston. Sto utilizzando soltanto il modulo 3102. E la sezione 3 per colorare. Passiamo al kick. In questo caso sto utilizzando l'8122 nella sezione high e l'8066 nella sezione low. Ho cercato quindi di enfatizzare leggermente la pelle e dare un po' di punch sulla frequenza 100 Hz. Cerchiamo sempre di non alterare il timbro della cassa, altrimenti negli overhead avremmo un sound molto strano. Ho applicato anche una compressione, un po' smashing, come vediamo, meno 30 con un ratio di 2.1 e un po' di make up, utilizzando questa volta l'8254. Passiamo al kick esterno. Ascoltiamolo solo. Ho enfatizzato il booming, che era poco evidente, per dare quei low end che avevo necessità di far uscire e che ho tolto un po' dagli overhead. Quindi ricercando un po' di enfasi sui 33, come vediamo qui in basso, un bel po' di enfasi. Qui non ho applicato il compressore per evitare di comprimere le frequenze basse, ma ho sempre utilizzato il pre dell'8252. Sentiamolo nell'insieme. Vediamo quanto sono riuscito a tirare fuori la presenza della cassa grazie a questo sistema. Successivi sono gli overheads, che ho equalizzato per dare più spazio alla cassa e al rullante. In questo caso negli overhead ho pensato di fare un taglio a 160, come vediamo, quindi nascondere un po' la cassa che ho tirato fuori singolarmente. Utilizzando l'8066, come vi spiegavo, è uno dei miei preferiti. In questo caso non sto utilizzando la sezione di preamplificazione, ma un po' di compressione data dal 8520 per ammorbidire il colpo del rullante presente nel piatto. Passiamo ora alla sezione di rullanti. Abbiamo sia il bottom sia lo snare. Il bottom l'ho reso più chiaro, perché comunque parecchio di questo suono è già presente negli overhead, che ho schiacciato nei transienti, quindi ovviamente recupero un po' di smash sul bottom. Questo non è un sistema indicativo, ma è quello che mi dava più soddisfazione in questo mix assolutamente analogico, quindi volevo preservare comunque il timbro originale della batteria, ma renderla comunque più presente.
Andiamo senza. In assenza di smashing c'è anche meno ambiente. In questo caso ho utilizzato i 3081 estremamente colorati come vi descrivevo prima. Ascoltiamolo nel mix. Il rullante top. Sentiamolo senza gold. Come notiamo, ho cercato anche qua di preservare la nota originale del rullante senza devastarla con l'equalizzatore. Sempre attraverso il 3081 ho colorato le frequenze di 270 Hz ed enfatizzato leggermente quelle a 15.000 con lo shelf che vediamo qui in alto a sinistra. Il resto è affidato al compressore che smasha un pochino sul rullante, in stile SSL per intenderci. Con un attacco abbastanza lento e un release lentissimo, quindi cercando di preservare il più possibile il transiente. In questo caso ho applicato il mix, quindi il compressore agisce al 40% in parallelo, senza quindi distruggere completamente il suono del rullante. Il preamplificatore che ho utilizzato è l'8252. Sentiamolo nel groove generale, con sentiamo come è preservato in maniera maniacale il sound acustico della batteria. Sentiamolo senza i plugin, quindi come è stato registrato. Coloriamo un po' il tom. Quindi facendo uscire un po' di punta ai tom. Notiamo il colore sotto della cassa, la presenza delle basse è estremamente interessante e gradevole. E quanto sia rispettato perfettamente il sound integro della batteria. Sicuramente è il mio plugin preferito per il mix delle batterie. Dinamicamente il sound è assolutamente gradevole e rispettato, senza aver devastato il timbro originale dello strumento. Questo è importante perché comunque in questa fase il batterista ha scelto dei componenti particolari e quindi volevo preservare il timbro e il colore originale dello strumento. Poi in fase di mix vedremo come utilizzarlo o scegliere gli altri strumenti che comporranno il mix in base a questo sound di batteria. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio, nei corsi online. Non dimenticate di seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Ho da poco aperto anche un account Patreon per poter finanziare la realizzazione di questi piccoli video gratuiti. Trovate il link in descrizione sotto. Non dimenticate di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra. Per il momento è tutto, ciao, a presto!